risposta giusta è un family game, è un quiz dove tutti possono giocare, che però la particolarità, non solo di essere condotto da una donna, perché di solito i quiz sono sempre condotti da uomini, ma la particolarità di trattare temi che hanno a che fare col mondo del terzo settore. La risposta giusta è lo spin-off di Italia che fa, un precedente programma che ho fatto proprio durante il primo lockdown, che raccontava il mondo del terzo settore, quindi fondazioni, associazioni. Il terzo settore è un mondo ampio che merita di essere raccontato perché tutti pensano che si limiti appunto all'associazionismo e all'aiuto dei volontari. Il terzo settore è molto più ricco, molto più strutturato e molto più capace di produrre economia. Il terzo settore vuol dire sostenibilità, green economy, ambiente, rivoluzione digitale. Dobbiamo considerare che nei prossimi anni ci sarà una richiesta di oltre 2 milioni di posti di lavoro per quanto riguarda il mondo del digitale. Speriamo di essere preparati e competenti, formati per soddisfare questa richiesta, perché su questo aspetto siamo ancora un po' indietro. Quindi è importantissimo poter raccontare questi temi. Io sono felice di metterci la faccia ormai da 2 anni a questa parte ed è bello che lo faccia un'azienda come la RAI, come Rai 2, che tra i tanti contenitori però dedica uno spazio proprio a questo complessissimo, interessantissimo, generosissimo mondo. Politale che fa, c'è stata la risposta giusta e riprenderà a breve.